a Montreal. Non è stata particolarmente fortunata la Blakely lo scorso anno perché si è infortunata al gomito proprio poco prima dell'Olimpiade. Lo fanno alcune ginnaste, la Watanabe ha alzato di un decimo il suo punteggio di partenza, se lo ritrova bene poi nel punteggio finale per arrivare prima. Intanto un'entrata molto bella, un'entrata in verticale con appoggio sul petto e poi dorso. Vediamo cosa propone adesso nella parte acrobatica. È sempre un avvitamento partendo da fermo, salto dietro presso con un avvitamento. Ribaltata, salto avanti, due elementi in successione e di grandissima difficoltà per l'americana. Piccoli spostamenti laterali per soddisfare l'esigenza del coach, un jambé con cambio. E poi con mezzo giro, diretto salto dietro. Molto concentrata la Blakely. Lei parte da 6, punteggio di partenza. Ancora una ribaltata senza posa, delle mani e spinta poi a due piedi per la jambé. Siamo già in una fase di concentrazione per la ruota. Peccato! Che peccato! Finora aveva eseguito un esercizio praticamente impeccabile, Carmine, che davvero poteva scalzare la Watanabe. Adesso il doppio flesso d'uscita proprio nel finale si è scomposto. Cosa è successo, Carmine? Grande rammarico. Beh, sicuramente lo spostamento laterale delle spalle